musica di per sé zero, assolutamente, e per l'arte proprio zero, assoluto. Insegno in un'accademia da una vita praticamente, ero una bambina, ero più piccola degli studenti, quindi saranno più di 20 anni che insegno, e credo che la formazione sull'arte veramente sia l'unica cosa che si può fare in qualche modo, dare degli input e che sono degli input di riflessione, diciamo, su questo. Credo che sia invece molto importante la possibilità di fare, e proprio perché il sistema artistico italiano di formazione artistica è sbagliato, cioè non dà la possibilità di fare. Invece bisogna avere la possibilità di fare, questa è una delle prime cose, e la seconda è più possibile borse di scambio con l'estero, in modo tale di avere un'esperienza, perché veramente appunto in qualche modo è bellissima questa cosa, parliamo, è vero appunto, parliamo di Padova e di Roma, ma qua è anche una cosa tenera, no? Nel senso che ci sembrano due città separate, cioè l'Italia è una, è assurdo che uno appunto che dice facciamo una mossa a Milano poi la facciamo a Roma, ma no, cioè chi vuole vedere la mossa a Milano si muove da Roma e va a vederla. E l'idea è quella invece di avere una possibilità di girare in Europa e di far venire gli artisti europei, perché è proprio assolutamente la cosa, è assolutamente importantissima, cioè di conoscere quello che fanno fuori e di andare fuori a farle le cose. Quindi queste secondo me sono le cose su cui si dovrebbe impegnare la formazione. E formazione nel senso classico del termine non ha senso, nessuno. Questo è un po' il problema del paese forse, cioè insistere troppo sulla teoria e meno sul fare, sull'aspetto laboratoriale per esempio, secondo lei? No, ecco, guarda, lì secondo me c'è di nuovo un equivoco, nel senso che non è una questione di laboratorio, è una questione proprio di dare, come dire, la possibilità di avere la coscienza di che cos'è un artista. Cioè, la questione è proprio una questione di coscienza, e nel momento in cui tu ti trovi in uno spazio, ecco, l'Accademia secondo me dovrebbe, gli ultimi 2 anni, permettere a uno di sviluppare un solo progetto, che è un progetto in cui teoria e pratica, praticamente non è importante se una vale 60, una 40, una 50, una 50, oppure una 30, una 70, ma le due cose devono essere sinergiche, per forza. Poi c'è uno spazio, lì riesci a fare qualcosa, quella è un po' la prova di vedere se sei capace o no. Come dico io, i ragazzi che escono dall'accademia vogliono fare gli artisti e tutti gli danno la possibilità di farlo, non sono artisti. Cioè, l'essere artista, secondo me, in qualche modo è veramente una cosa molto più seria di questa. Però, voglio dire, bisogna avere la possibilità di provarsi. E questa è la cosa, avere la possibilità di provarsi. Ora in questo momento lo stanno facendo un po' gli spazi indipendenti, adesso non per tirare l'acqua al mio mulino, perché io appunto ho aperto insieme agli ex studenti dell'Accademia uno spazio indipendente, ma ce ne sono anche altri, gli unici posti dove stanno provando a farlo. Stop.